Allora, rieccoci in studio per questo. Per affrontare quest'ultimo miglio del 15° Salone della Giustizia, abbiamo affrontato davvero argomenti molto impegnativi, molto eterogenei, molto interessanti in questi 3 giorni, dalla sicurezza all'intelligenza artificiale, al dibattito politico d'attualità in Italia in questo momento. È arrivato il momento di parlare, per parlare di Roma, che è la città che ci ospita, che è la capitale, che è tante cose, e soprattutto nel 2025 sarà la città del Giubileo. Ecco, in questo ultimo panel parleremo di come si sta preparando ad affrontare questo grandissimo e ricorrente evento, la capitale vuol dire anche tutto il paese, insieme ai problemi connessi, che sono problemi di organizzazione, di recettività, di sicurezza. Insomma, abbiamo anche in questo panel, avremo molti temi da trattare con molti autorevolissimi interlocutori. Il primo dei quali è una sedia vuota perché è ancora assente e sta scontando uno dei grandi problemi di questa bellissima e molto complessa città, cioè il traffico. Il prefetto Lamberto Giannini, che ovviamente ha anche molti impegni istituzionali, in questo momento è bloccato, sta attraversando la città e ci raggiungerà in corsa. Ma nel frattempo abbiamo già in studio gli altri ospiti, sono Alessandro Malizia, responsabile della struttura Giubileo del gruppo ANAS Ferrovie dello Stato. Buonasera a tutti. Valentina Lehner, che è direttore generale di Aeroporti 2030. Buonasera. E Elisabetta Maggini, che è delle relazioni istituzionali di Società Italiana per le Condotte d'Acqua 1880. Buonasera. Allora, benvenuti e benvenute a tutti. Entriamo subito nel vivo della questione. Il Giubileo significa, è un'occasione ogni tot anni, in genere 25, per mettere mano a quel cantiere eterno che è la città eterna. Quest'anno più di altre volte la città di Roma, la capitale, andrà incontro a opere di risistemazione davvero molto importanti e ovviamente non tutte, ma alcune fondamentali e strategiche sono in carico ad ANAS. Ecco, allora ne approfitto subito per introdurre Alessandro Malizia, che, come ripeto, è responsabile della struttura Giubileo di ANAS e il gruppo Ferrovie dello Stato, per capire su quali grandi progetti vedranno la luce e probabilmente anche in tempo di consegna corretto per il 2025. Buonasera a tutti, intanto i saluti vanno ai rappresentanti delle istituzioni presenti, agli organi di stampa e all'organizzazione, al quale faccio un ringraziamento per il gradito invito. ANAS, sono felice di poter essere qui per raccontare quello che ANAS sta facendo per la città di Roma, per questo vasto piano di interventi che verranno messi, sono già in essere, sono in dirittura di arrivo per il Giubileo della Chiesa Cattolica del 2025, un piano di interventi, mi sento di poter dire, senza precedenti per ANAS, che sta cercando, ha cercato di trasferire il know-how aziendale, la mission, che è quella di far percorrere le strade in pieno comfort di guida e in sicurezza agli utenti. E quindi questo, declinato nell'accezione Giubileo, che vedrà arrivare a Roma, insomma le stime parlano di oltre 30 milioni di pellegrini, siamo ovviamente impegnati a tutto tondo per far sì che questa grande impresa possa essere portata a compimento. Ecco, ANAS ha una delega importante, no, a proposito di Giubileo, per la realizzazione non solo di opere viarie. Assolutamente, possiamo partire dal prolungamento del sottovia di Piazza Pia, che è l'opera numero uno del DPCM di dicembre del 2022, il primo DPCM che... Per i non romani stiamo parlando del cuore della cristianità. Piazza Pia è il cuore di Roma, si trova tra Castel Sant'Angelo e San Pietro, e l'intento è proprio quello di rafforzare l'asse pedonale tra Castel Sant'Angelo e San Pietro, realizzando una bellissima piazza completamente pedonale, dove ieri, perché possiamo parlare di ieri, c'era il traffico veicolare che interferiva con
con i pedoni, domani ci sarà una bellissima piazza realizzata mediante l'interramento della viabilità esistente. Quindi stiamo parlando di una via conciliazione praticamente interamente pedonalizzata? Praticamente sì, ci sarà appunto tra Castel Sant'Angelo e San Pietro, verrà creata questa piazza di 7.000 metri quadrati, insomma è una cosa imponente. È destinato a rimanere tale, cioè quello sarà l'assetto definitivo? Assolutamente. Poi non è per l'anno per agevolare l'afflusso dei pellegrini, no? No, quella rimarrà ai Romani e alla città di Roma. Senta, prima di entrare poi anche più nel dettaglio di questo progetto, che per evidenti ragioni è quello più interessante e non solo per i cittadini romani e non solo per i fedeli, vediamo un po' quali sono anche gli altri grandi cantieri sui quali ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato, è impegnata in questi anni, che dobbiamo anche dirlo, come al solito hanno provocato qualche turbolenza. Chi viene a Roma in treno sa che c'è una piazza che è un po' massacrata inevitabilmente dai lavori. Ecco, vediamo quali sono gli altri grandi interventi. Sì, ricollego a questo ultimo, diciamo, al finale dell'intervento, insomma, ci stiamo occupando della riqualificazione di Piazza dei Cinquecento, che è poi diciamo la stazione Termini, quindi uno snodo importantissimo per la viabilità romana e italiana in generale. E quindi questo intervento, che non si limita alla stazione Termini ma si estende anche alle aree limitrofe, e qui veramente parliamo di un qualcosa di imponente. Parliamo... Ecco, come cambierà quella piazza che non è mai stata troppo fortunata nell'aspetto? Diciamo? Allora, la piazza verrà razionalizzata dal punto di vista degli spazi, donando più spazi ai pedoni, quindi delle aree pedonali più importanti rispetto a quelle che ci sono oggi. Ci sarà un nuovo modo taxi e un nuovo capolinea per il trasporto pubblico, e diciamo pensato per far sì che la visuale verso le terme di Diocleziano, e quindi per i pellegrini, per i romani, per chiunque, insomma, i viaggiatori che approdano alla stazione di Termini potranno iniziare a godere della città, già delle bellezze di Roma, già dal treno, insomma. Esattamente. Gli altri cantieri? Gli altri cantieri sono, ci stiamo occupando della viabilità all'accesso di Tor Vergata, del compendio di Tor Vergata, e stiamo realizzando, completando lo svincolo autostradale della diramazione Roma Sud, dell'autostrada 1, che consentirà tutte le manovre di immissione ed emissione, quindi accesso e uscita all'area dall'autostrada, e mediante la realizzazione di un nuovo cavalcavia, il cavalcavia di Passo Lombardo, che sarà una vera e propria porta d'accesso a quest'area con una potenzialità dal punto di vista dell'accoglienza importantissima per Roma e per il quadrante sud della città. E un altro intervento cardine è il risanamento di Ponte dell'Industria, più noto ai romani come Ponte di Ferro. Nel 2021 fu un incendio che fece, diciamo, accendere un warning sullo stato di conservazione dell'infrastruttura, e da lì indagini successive all'incendio, che aveva anche localmente danneggiato le strutture, ha fatto sì che lo stesso ponte potesse essere riaperto con fortissime limitazioni di transito ai mezzi pesanti e con una durata prestabilita, quindi 5 anni. Se entro 5 anni non si fosse intervenuti, il ponte di ferro sarebbe stato definitivamente chiuso. Quindi ANAS è intervenuta, e non solo il ponte riaprirà, ma sarà di dimensioni maggiori, adeguato alla normativa attuale, consentirà il passaggio dei mezzi pesanti, ecco, abbiamo parlato dei mezzi pubblici, insomma, di 5 progetti strategici fondamentali, soprattutto per l'accesso, il deflusso, per l'accoglienza in città. Ovviamente il Giubileo sono centinaia di altri cantieri, qua abbiamo semplicemente focalizzato i più importanti, inerenti proprio al movimento delle persone e realizzati da ANAS. E visto che abbiamo parlato di grandi numeri,
il principale canale di ingresso in Italia, di afflusso per i pellegrini da tutto il mondo, visto che il cristianesimo è ancora diffuso in 4 o 5 continenti, è l'aeroporto di Roma. E noi abbiamo presentato prima Valentina Lenner con noi, direttore generale di Aeroporti 2030. Ecco, come si stanno attrezzando gli aeroporti in particolare, ma non solo quello romano, visto che in Aeroporti 2030 è un consorzio, insomma un raggruppamento che prende anche altre destinazioni fondamentali, iconiche, possiamo dirlo, come Venezia. Ecco, come ci stiamo attrezzando per ricevere, e poi la seconda domanda è, in sicurezza, milioni di fedeli? E beh, magari diciamo non solo fedeli. Allora, intanto grazie, diciamo, dell'invito. Sì, l'Aeroporti 2030 è un'associazione di categoria che rappresenta ovviamente gli aeroporti di Roma, l'ha detto lei, Venezia e gli aeroporti della Puglia. Quindi abbiamo 3 sistemi aeroportuali dislocati sull'Italia e abbiamo quindi una finestra su come funzionano gli aeroporti nelle diverse parti d'Italia. Tutti, diciamo, innanzitutto hanno vissuto un trend di forte crescita già nell'ultimo anno. I dati sono sicuramente, diciamo, favorevoli rispetto al 2023. Abbiamo registrato in Italia un più 15% di passeggeri, con dei picchi. Roma nei soli mesi di luglio e agosto ha registrato un 21% di passeggeri in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Quindi possiamo dire probabilmente che il giubileo è già iniziato per gli aeroporti. Del resto è una grandissima vetrina dell'Italia per il mondo, e quindi l'afflusso dei turisti è aumentato anche al di là delle migliori aspettative. Gli aeroporti sono abituati sicuramente ad interfacciarsi con un volume variabile, ma diciamo fortunatamente, salvo ovviamente il periodo pandemico, in aumento, e sempre più lo sarà. Nei prossimi 20 anni noi ci aspettiamo il raddoppio dei passeggeri negli aeroporti, quindi nel sistema Italia o nel sistema mondo. E quindi il problema della gestione efficiente della capacità infrastrutturale di terra e di aria è uno dei nostri principali, diciamo, non voglio dire problemi, però quesiti su come affrontarlo. E lato infrastruttura, l'aeroporto, diciamo, è in continuo ammodernamento. Ecco, questo le volevo la chiedere. Digitalizzazione aiuta moltissimo, una digitalizzazione che noi tutti viviamo nella quotidianità ormai, la smartless experience, quindi dalla carta d'imbarco digitale al processo in qualche modo più rapido quando siamo all'interno dell'aeroporto, quindi dal check-in fino al drop-off dei bagagli, è qualcosa di tangibile ed è finalizzato ad accelerare i tempi di passaggio della persona, del passeggero in ambito aeroportuale, di renderlo comunque più confortevole, cioè la qualità del servizio, che si misura anche in termini di tempo e di accorciamento delle file, è fondamentale, non solo, voglio dire, per l'esperienza positiva del passeggero, e qui mi riallaccio alla sua domanda, ma anche per una gestione in sicurezza dei flussi. Ogni collo di bottiglia che si crea all'interno dell'aeroporto è un motivo di grande allerta, quindi non va bene, perché comunque espone le persone che sono all'interno dell'aeroporto a dei rischi che non ci devono essere. Quindi la fluidità delle operazioni e del servizio è, diciamo, uno dei principali obiettivi a cui noi lavoriamo quotidianamente. È un po' che non atterro a Fiumicino, le chiedo, l'aeroporto va incontro anche a interventi strutturali, o è andato incontro a interventi strutturali importanti per questo immagino, evento? Immagino, diciamo, che come tutti noi avrà frequentato l'aeroporto di Fiumicino parecchio negli ultimi 20 anni, avrà pesato con mano, diciamo, il grandissimo, cioè, cambiamento. Io invece sarà più o meno un'ora che sono atterrata da Zurigo e devo dire le operazioni, vabbè, in arrivo sono naturalmente fluide, però io mi stupisco anche in un aeroporto come quello di Zurigo, nella migliore, diciamo, Svizzera, e percepisco una netta differenza rispetto ormai allo standard qualitativo a cui siamo abituati noi. A me questi 12 minuti di fila, i controlli di sicurezza con le cassette tutte diverse, le scarpe buttate là insieme agli oggetti personali, sono, ecco, situazioni a cui noi ormai non siamo più abituati, perché a livello nazionale sarà un po' una questione culturale, sarà una questione anche di scelta di sviluppo strategico, però abbiamo dedicato all'innalzamento degli standard qualitativi grandissime risorse e grandissimi impegni, che poi infatti sono valsi dei riconoscimenti a livello europeo e mondiali plurimi, lo sappiamo, no? Ma non, la cosa non riguarda, devo dire, diciamo, e sicuramente riguarda soprattutto l'aeroporto di Roma, ma l'eccellenza degli aeroporti italiani come livello di qualità e di assistenza al passeggero è indubbia. Ma lei si è reso conto che ha detto una cosa esplosiva, cioè Roma è più organizzata almeno in aeroporto rispetto a Zurigo?
dato con mano nell'ultima ora, mi sono stupita, però era indubbiamente così. Vabbè, la cosa... Diciamocelo, quando qualcosa funziona, anche nella Roma in cui siamo abituati a, diciamo, a fronteggiare situazioni critiche. Una cosa che mi ha incuriosito, come siete riusciti a ottimizzare la gestione dei flussi? E c'è uno studio... Allora, oggi devo chiederlo, no, c'è l'intelligenza artificiale dietro? C'è assolutamente, uno studio? Allora gli aeroporti, mi sento anche di dire, prima ancora dell'abuso del ricorso all'intelligenza artificiale, hanno fatto della digitalizzazione un'arma fondamentale di sviluppo. A Fiumicino addirittura c'è un Innovation Hub, è diventato un polo per la ricerca di tutte quelle che possono essere delle innovazioni che attraverso poi selezione di progetti vengono poi messe a terra. E nel campo dei trasporti, diciamo, io mi interfaccio moltissimo con le altre associazioni del mondo dei trasporti, è chiaro che gli aeroporti in qualche modo sono un'apripista proprio come tavolo di sperimentazione, di creazione e poi di selezione di quelle che sono le nuove tecnologie. E ripeto, molte noi già le viviamo quotidianamente, no? Il passaggio alla carta d'imbarco completamente informatizzata, quei tornelli che si aprono con lo scan, e andremo, diciamo, siamo nel Salone della Giustizia, quindi dobbiamo fare anche conti con tutta una serie di problemi di ordine, sì, diciamo, di privacy, dopo. All'apertura del mondo della smartless experience, alla biometrie e a quel punto ad un'accelerazione dei processi. Quando avremo al tavolo anche il prefetto di Roma torneremo su questi argomenti che sono, diciamo, dirimenti soprattutto in questo momento. Adesso volevo coinvolgere anche Elisabetta Maggini, in relazioni istituzionali della Società Italiana per le Condotte d'Acqua 1880. Innanzitutto, magari per alcuni romani conoscono la storia anche di questo nome, però abbiamo il nostro pubblico è molto più vasto, specie quello che ci raggiungerà nei mesi in rete, quindi spieghiamo che cos'è questa società dal nome così ottocentesco. Condotte, grazie innanzitutto. Condotte è una delle società storiche più antiche a Roma, è nata nel 1880 ed è stata rilevata dalla famiglia Mainetti nel 2023, di cui tra l'altro porto i saluti del nostro amministratore delegato, il professor Walter Mainetti. Ha costruito ponti, viadotti, acquedotti in tutto il mondo, si pensi ha costruito più di 800 acquedotti nel mondo. E beh, abbiamo... del resto i romani con gli acquedotti hanno una certa esperienza. Esatto, esatto. Esatto, e abbiamo un perimetro di circa 7 miliardi tra le commesse in essere e quelle ancora da iniziare. Per farle degli esempi dei lavori che abbiamo fatto in Italia e nel mondo, nel 1959 abbiamo fatto il traforo del Monte Bianco, nel versante italiano, abbiamo preso avvio ai lavori del Mose a Venezia, abbiamo costruito le linee ferroviarie, la Roma-Firenze, la Roma-Napoli, la Torino-Milano, abbiamo costruito negli anni 70 il ponte Paraná in Argentina, che fu il primo ponte completamente sospeso. Negli anni 80 abbiamo costruito abbiamo vinto le due più grandi commesse che un'impresa italiana vincesse nel mondo, i porti di Sines in Portogallo e il faraonico complesso portuale in Iran, voluto proprio dallo Scià di Persia. Lì fu una vicenda che si concluse con grosse difficoltà, perché poi con la rivoluzione di Khomeini furono grossi ritardi nei pagamenti. Però ha fatto anche delle cose su Roma importanti e storiche condotte, no? Per esempio la linea 1 l'ha fatta e 1 la farà, giusto? Sì, due linee ha fatto a Roma, la A e la B, parte dell'A e parte della B, perché Roma, per quanto sia il traffico sia un settore in grandissimo, i trasporti, un settore in grandissimo affanno, ha una metropolitana che fu la prima ad essere inaugurata in Italia. Nel 1955 fu inaugurato il primo tratto da Termini all'Eur ed è la seconda per estensione dopo quella di Milano. E Condotte ha costruito a metà degli anni 70 un tratto della metro A che va da Termini a Ottaviano e poi negli anni 90 il prolungamento della metro A da Ottaviano a Battistini. E... La ringrazio, no, la devo interrompere perché... ci sta raggiungendo il prefetto di Roma Lamberto Giannini, è la sedia, è la poltrona vuota che ancora manca, quindi prego, se è già microfonato, il prefetto di raggiungerci. Ecco, grazie. Grazie. Buonasera. 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 Elisabetta Maggi. Lamberto Giannini. Ecco. Buonasera. Benvenuto. Buonasera. Buonasera. Buonasera.
anche lei, come tutti gli umani, è rimasto un po' in ostaggio del traffico di questa città, un po', nonostante le sirene, le scorte e quant'altro. Sì, sì. Quindi è una città impossibile per tutti questa, questo momento. Non è impossibile per tutti. Oggi era una giornata particolare, c'era uno sciopero un po' complicata oggi. Bene, allora sospendo un attimo con Elisabetta Maggini, perché dopo riprenderemo le fila del discorso anche a proposito di metropolitane, della nuova linea di metropolitana, che però sarà extra giubileum, no? Perché verrà iniziata più avanti. Intanto abbiamo sentito un'esperienza importante di questa azienda. Ovviamente immagino, dottor Giannini, che lei, parlando di giubileo, nella sua veste istituzionale come presidio di sicurezza, diciamo ai massimi vertici del paese, ai livelli più alti del paese, c'è un tema, è una vetrina bellissima per l'Italia, certo. Non solo per Roma, soprattutto per Roma, ma abbiamo detto anche per il sistema aeroportuale, è una grande occasione di visibilità, però guardando le cronache di questi giorni e la partita di ieri sera ad Amsterdam, credo che non molte persone vorrebbero essere nel suo ruolo, no. in questo anno. Mi riferisco ovviamente alle aggressioni organizzate dei tifosi israeliani ad opera di attivisti, cosiddetti attivisti palestinesi. Al di là del caso specifico, un problema sicurezza si pone, sappiamo che il nostro paese è sempre stato all'avanguardia, ma immagino che la terapia, diciamo così, di prevenzione vi tenga molto impegnati anche un po' in ambasce. Questo sicuramente, perché Roma, comunque la capitale, c'è San Pietro, la capitale della cristianità, del mondo cattolico, è una bellissima città d'arte e quindi noi abbiamo avuto sempre la massima attenzione sotto il profilo della sicurezza. Ieri quello che è successo ad Amsterdam è gravissimo, però io ritengo che in Italia ci siano delle condizioni un po' diverse dal punto di vista della sicurezza e della prevenzione. Ogni partita è gestita con grande attenzione. Abbiamo avuto qualche problema nel corso di manifestazioni, ma niente di paragonabile a quello che si è visto l'altra sera, e ci sarà ogni sforzo per cercare di impedire tutto questo. Debbo però dire che noi qui abbiamo avuto anche incontri, momenti di dibattito sia con la comunità ebraica ma anche con la comunità musulmana, partecipazione comune a manifestazioni. Quindi io spero che questi fatti terribili che stanno accadendo in Medio Oriente non abbiano ripercussioni gravi. Ripercussioni certamente ci stanno, perché è un motivo di dibattito, è una grande tragedia che si sta svolgendo, tutti noi siamo preoccupati per questo, ma io confido nella capacità di convivenza e anche in una grande attività di prevenzione che stiamo mettendo in campo per evitare questi problemi. Ecco, non possiamo neanche nasconderci che mentre sulle partite di calcio è vero, il nostro paese ha un'expertise, gioco forza che attinge a tanti tanti illustri dietro, però è anche vero che il giubileo è una partita di calcio, anzi tante partite di calcio che si giocano a Roma contemporaneamente per 365 giorni, cioè sarà un impegno prolungato, costante, 24 ore al giorno, e che inevitabilmente coinvolgerà tutte le strutture di sicurezza del paese. Questo senz'altro, perché sarà un evento che noi va gestito molto bene, una grandissima vetrina, un momento di raccoglimento con tantissime manifestazioni. Noi avremo la gran parte delle manifestazioni, anche la totalità delle manifestazioni, su San Pietro, perché adesso, anche grazie ai lavori che si stanno facendo, avremo, diciamo così, un grandissimo bacino che non è solo Piazza San Pietro, Largo del Colonnato, ma anche Via della Conciliazione e anche Piazza Pia fino a Castel Sant'Angelo. Quindi sarà un grande spazio per poter ospitare moltissimi eventi. E poi stiamo molto lavorando per quello che sarà forse l'evento clou che si terrà in zona Tor Vergata, che è quello della Giornata Mondiale della Gioventù, che io ricordo perché all'epoca ero alla Questura di Roma, partecipai a quella memorabile del 2000 con Giovanni Paolo II, che richiamò tantissimi ragazzi, tantissime persone. Fu un momento molto bello e noi speriamo di poter rivivere quei momenti. Questo recupero, ne abbiamo parlato anche all'inizio con il rappresentante di ANAS, il responsabile della struttura Giubileo, che è qui
con noi al Festival, al Salone della Giustizia, ma questa pedonalizzazione, per esempio, di Via della Conciliazione, che ci è stato detto sarà praticamente integrale, sarà definitiva, dal punto di vista dell'ordine pubblico, una pedonalizzazione dà maggiori come dire, opportunità per una sorveglianza più efficace? O... Ma io ritengo di sì. Io ritengo che l'assetto che ci sarà, vale a dire con una zona con una circolazione limitata, e questo possa molto, molto aiutare, tenendo anche presente che ci sono anche delle installazioni, perché noi abbiamo visto da ultimo a Gerusalemme un attacco effettuato anche con dei mezzi, è successo anche in Europa. Tra l'altro in prossimità del colonnato sono in corso dei lavori per impiantare dei pilomat a scomparsa che non impatteranno ma garantiranno la sicurezza. Ma io ritengo che avere zone di pedonalizzazione, zone dove può facilmente spaziare lo sguardo, possa sicuramente aiutare alle misure di prevenzione. Detto questo, sarà molto importante che la prevenzione poi si faccia in contesti di collaborazione internazionale, si faccia con attività sul web, nella rete, perché diciamo sì, l'ultimo miglio, quello dei controlli, è importante, ma l'attività di prevenzione si gioca anche su altri tavoli. Sì, bisogna dire che almeno negli ultimi 20 anni, dal 2001 in poi, anche questo tipo di vigilanza che è fatta a livello appunto internazionale per quanto riguarda noi sul nodo occidentale, cioè quello statunitense, britannico ed europeo, ha dato prova di essere quanto uno degli aspetti positivi della digitalizzazione, che permette un controllo sicuramente anticipato di molte delle minacce che possono arrivare. Guardi, come tutte le cose hai i pro e i contro, bisogna essere in qualche modo padroni o cercare di sfruttare alla meglio il mezzo e il metodo, perché da una parte abbiamo avuto che la digitalizzazione web è stato molto utilizzato per attività di propaganda, per attività di radicalizzazione che sono state fatte anche sul web in maniera molto rapida, creando quel fenomeno che ha ammietuto tante vittime in Europa, quello dei cosiddetti lupi solitari, soggetti autoradicalizzati. Così come io ritengo che l'attrazione che ha avuto per tanti ragazzi europei, purtroppo il sedicente Stato Islamico, l'ISIS, e tanti che hanno raggiunto quei quadranti per combatterlo, abbiano fatto fascinati attraverso il web per questi bombardamenti che arrivavano. Detto questo, sapere questo, vale a dire che diciamo così, il nemico sta agendo in questo modo, dà delle possibilità di agire e di poter intercettare in maniera precoce, il più possibile precoce, sia dei elementi di radicalizzazione ma anche dei messaggi, e cercare di inibirli o comunque capire dove arrivano, questo aiuta molto. Senta, la tecnologia vuol dire anche altre cose in termini di minacce alla pubblica incolumità, e anche l'abbiamo visto all'opera su teatri di guerra. Non mi riferisco alle fake news ma alle minacce che possono arrivare dal cielo. Certo. Oggi c'è un tema, adesso non è che alziamo la soglia di preoccupazione, ma stiamo analizzando con il responsabile della sicurezza di tutta l'area del Giubileo e non solo, temi di possibile preoccupazione. I droni. Ovviamente ci sarà un divieto di un no-fly zone che riguarderà anche i droni, ci sarà anche un sistema di prevenzione, perché sappiamo che costano poche migliaia di euro, anche centinaia. Sì, su questo certamente è un'attività che verrà fatta, abbiamo fatto anche delle riunioni dedicate, ma noi abbiamo da parte delle nostre forze armate che saranno in campo degli assetti che sono in grado di garantire la sicurezza e che saranno a disposizione sia negli eventi sia nell'ordinario per questo tipo di attività. E un'ultima cosa, ovviamente vedi, mi sto appassionando perché ho fatto per tanti anni la cronaca anche nera e giudiziaria, quindi un po' mi è rimasto dentro un po' di curiosità di questo tipo, e anche il sottosuolo, però per esempio la circolazione, le metropolitane sono, qua abbiamo anche esponenti di chi le ha costruite, sono dei luoghi particolarmente da vigilare in termini di minaccia. Guardi, io penso che per la gestione di eventi e giornate così complesse, teniamo anche presente che in tanti di questi eventi ci sarà una grandissima partecipazione di personalità straniere, anche che vengono da paesi di grande importanza o paesi tra virgolette a rischio, quindi personalità a rischio, va fatta tenendo presente tutto, tenendo presente il cielo, tenendo presente la metropolitana,
tenendo presente i tombini, il sottosuolo. Non so se voi, anzi avete fatto sicuramente caso, con il Comune per esempio sono stati installati dei nuovi cestini portarifiuti. Quel cestino portarifiuti che è stato installato... Sarebbe il cestò, cestò, esattamente. Però nasce dopo un attento studio fatto anche dagli artificieri per permettere una serie di interventi o accertamenti. La materia. Se i vecchi in ghisa ci creavano molti problemi perché non riuscivamo a fare una radiografia che facesse capire prima di spostarli che cosa c'era dentro. Adesso invece sono delle fessure che permettono di vedere e il materiale permette di fare questo. Là, e permette di vedere all'interno e anche di radiografare velocemente anche i sistemi di chiusura. Prima erano complicati e avevano la possibilità di essere trappolati. Adesso così non è perché si è creato un sistema che permette di fare un'ispezione rapida. Questo per dire, non per parlare di cestò che poi è molto carino, ma che in un evento così importante bisogna tenere presente ogni tipo di particolare. Lei faceva cenno giustamente alla metropolitana, che la metropolitana trasporterà un sacco di persone, ci sarà una vigilanza e un'attenzione massima, ma per esempio verranno anche fatti degli accertamenti e delle verifiche nelle fogne, nei tombini, in tutto ciò che può andare a compromettere un evento. Usando tecnologia, robot e tutto e quant'altro. Sì, sicuramente sì, ma in primis l'uomo e l'intelligenza dell'uomo anche con l'esperienza per cercare di sapere o cercare di immaginare quello che potrebbe essere un problema o un'insidia. Ecco, sarà una grande sfida, sarà una grande sfida. Ringrazio, le faccio un'ultima domanda, visto la sua grande disponibilità a rispondere nei limiti del possibile. Anche il sistema di videosorveglianza, che è già importante nelle nostre metropoli, e immagino, non conosco nel dettaglio Roma, conosco piuttosto bene Milano, immagino che è già efficiente, ma sarà potenziato, e anche sì, con l'integrazione di tecnologie, posso chiederlo, di riconoscimento facciale, nei limiti del consentito dal codice, dal garante della privacy. Ecco, lei ha toccato il tasto giusto. Sicuramente ci saranno delle tecnologie importanti per quello che riguarda il riconoscimento facciale, ci sono delle interlocuzioni con il garante della privacy. Quello che è estremamente importante, a mio avviso, è quello di poter mettere su un sistema, e questo è il compito della prefettura, per cercare di armonizzare e far agire in maniera coordinata quelle che sono tutte le forze di polizia, ma non solo, con ANAS per esempio, con tutti i lavori che sono stati fatti, ci sono state continue interlocuzioni, anche degli accordi, dei protocolli per poter garantire la legalità ed evitare le infiltrazioni di tipo mafioso per qualche impresa che poteva subentrare per qualche lavoro. E sono molto contento di come stiamo procedendo, non solo dal punto di vista dei lavori, ma anche dal punto di vista di quello che succede all'interno dei cantieri. Così come per quanto riguarda il trasporto con i gestori del sistema di trasporto. Quindi la grande sfida è quello di cercare di mettere insieme tutti questi attori. Noi avremo l'apertura della Porta Santa il giorno 24, la sera del 24, ci sarà certamente un afflusso di persone con la messa. Abbiamo trovato per esempio una grande disponibilità per poter prolungare gli orari che, come voi capite, la notte di Natale saranno un pochettino diversi per quanto riguarda i mezzi o altro. Quindi riuscire a mettere insieme questo e pensare a queste cose, ecco, è importante. Tanto grazie al prefetto Lamberto Giannini, poi rimane con noi, ci sarà occasione di tornare sull'argomento. E in materia di sicurezza volevo tornare a coinvolgere Valentina Lenner, direttore generale di Aeroporti 2030. In aeroporto noi sappiamo che ci sono, l'abbiamo parlato poco fa a proposito di efficienza, c'è anche il tema dei controlli di sicurezza, no? Sarebbe bellissimo per tutti noi sapere, cittadini, che ci sono i controlli invasivi, che vengono fatti il body scan, cioè quella fotografia, i raggi X, che si vede cosa uno porta addosso, no? E poi entriamo nell'argomento, ma ci sono anche dei limiti, per esempio i fluidi, i liquidi che si possono portare, quello che ci fa arrabbiare tutte le volte che ci sequestrano, la bottiglia d'acqua e forse la bottiglia di profumo che costa un po' di più. Come siamo messi adesso anche nell'ottica di Giubileo 2025 sugli aeroporti, abbiamo detto alcuni strategici come Roma, Fiumicino, Ciampino, Venezia e quant'altro?
Dunque, premesso che per gli aeroporti, per il trasporto aereo, mi viene da dire quello che si dice spesso nei convegni, la sicurezza è un prerequisito, cioè noi non è che siamo nell'anno del giubileo e dobbiamo elevare gli standard di sicurezza, certo. Sono sempre al massimo. Sicurezza poi in quella che è la doppia accezione, diciamo, anglosassone, safety, cioè quello di avere l'infrastruttura sicura, di viaggiare con aerei sicuri come macchine, e poi la declinazione nei termini di security, cioè i controlli invece di sicurezza intesa proprio come attività finalizzata ad evitare che ci siano attentati, diciamo, o episodi aggressivi. Sul discorso dei controlli di sicurezza in ambito aeroportuale, quindi è un'applicazione di quello che dicevamo prima, cioè l'innovazione è fondamentale, cioè sempre la ricerca delle nuove tecnologie che possono permettere di andare a individuare tutte quelle che possono essere delle minacce in maniera più sicura e con tempi, diciamo, più stringenti. Nelle varie, diciamo, attività che faccio incontro anche dei ricercatori, non sarà l'anno prossimo, non sarà nel giro di pochissimo, ma il futuro sarà quello di passare sotto una porta, cioè non è il body scanner, passeremo tutti sotto un bel portale e saremo, diciamo, a quel punto controllati in automatico, e su questa tecnologia io ho visto degli scienziati che stanno, diciamo, lavorando intensamente. Nel quotidiano noi abbiamo, diciamo, delle macchine, l'Unione Europea ha detta a livello europeo ovviamente degli standard, adesso ci sono i famosi standard 3, cioè delle macchine di ultimissima generazione che consentono e che ci hanno anche abituato piacevolmente a non dover tirare fuori il computer quando facciamo il controllo di sicurezza, e negli ultimi tempi anche favorevolmente solo su alcuni aeroporti che avevano fatto l'investimento, diciamo, più moderno di poter trasportare anche i liquidi. Adesso ci sono state delle direttive europee più recenti che hanno innalzato nuovamente certi standard, per cui abbiamo dovuto ridurre il quantitativo di liquidi che si possono portare, ma io proprio oggi venivo da Zurigo dove c'è stato questo incontro di aeroporti europei e mi dicevano che auspicabilmente entro la fine dell'anno dovrebbe arrivare la certificazione per poter consentire poi nuovamente di portare più liquidi. A proposito di sicurezza aeroportuale, abbiamo, non è con noi, ma abbiamo un messaggio, è un videomessaggio di Vincenzo Nunziata, che è presidente degli aeroporti di Roma, che chiedo alla regia di lanciare e poi riprendiamo la nostra conversazione. Buongiorno a tutti, è un piacere come Presidente degli Aeroporti di Roma di salutare gli amici del panel sul Giubileo. Direi che intanto questa occasione, un'ennesima occasione, la quindicesima di incontro del Salone della Giustizia, è come anche quest'anno un'occasione per riflettere sui principali temi di attualità, il tema della sostenibilità, dell'ambiente, della violenza, della sicurezza nelle città. E vedo fra i vari temi ovviamente quello che ci riguarda, anche questo del Giubileo. Il tema del Giubileo è un tema per noi centrale, è ovviamente un'occasione religiosa e per tale va soprattutto trattata, ma è anche un'occasione per la città, per il nostro paese, di sviluppo e di accoglienza. In questo, come aeroporto, siamo pronti, possiamo senza falsa modestia dire di essere fra i primi al mondo, siamo dal 2018 il primo aeroporto in Europa e quindi abbiamo le carte in regola per accogliere, come speriamo, i pellegrini che da tutto il mondo arriveranno in Italia. Ovviamente questo non basta, dobbiamo su questo terreno impegnarci ancora, rinforzarci, investire, lo stiamo facendo, e saremo quindi sicuramente pronti ad accogliere e a organizzare l'evento. Siamo ovviamente in raccordo con tutte le istituzioni che si occupano dell'evento, con la Presidenza del Consiglio, i Ministeri, la cabina di regia a Palazzo Chigi, il Vaticano ovviamente, il Sindaco di Roma. Con il Sindaco in particolare, il Sindaco di Roma, ma anche con il Sindaco di Fiumicino, abbiamo rapporti continui di amicizia, di collaborazione, che questo evento ovviamente è ulteriore occasione di dimostrazione. La storia del Vaticano e delle istituzioni è una storia, appunto, ripeto, di collaborazione continua con lo Stato. In questo senso direi che l'occasione giubilare è un evento assolutamente straordinario.
un'occasione quindi di rinforzo. Saluto ancora gli amici, ripeto, che sono al nostro panel, e auguro buon lavoro a tutti. Buon lavoro al Salone della Giustizia, che anche quest'anno, come ho visto, raccoglie i rappresentanti del Parlamento, del Governo, delle istituzioni, delle magistrature, occasione di confronto, di dibattito quanto mai attuale. Un saluto quindi affettuoso a tutti. Allora, grazie, torniamo qua in studio. Grazie al Presidente Annunziata, Aeroporti di Roma. Adesso volevo tornare un attimo nelle viscere della terra, soprattutto delle viscere di Roma, con Elisabetta Maggini, Società Italiana per le Condotte d'Acqua, una società che ha maturato anche molta esperienza scavando in diverse capitali, vincendo degli appalti importanti grazie alla tecnologia sviluppata, possiamo dire ormai nei decenni, su questo tipo di attività. La domanda che le faccio è così difficile scavare a Roma dal punto di vista geofisico, ma poi dal punto di vista anche burocratico, e poi estenderemo anche la domanda ad ANAS? Beh, Roma è un museo a cielo aperto e una miniera archeologica sotterranea. La difficoltà a Roma è che ci stanno tre sovrintendenze. C'è la soprintendenza di Stato, che fa riferimento al Ministero dei Beni Culturali, la soprintendenza capitolina, che fa riferimento al Comune di Roma, e la soprintendenza vaticana, che fa riferimento alla Città del Vaticano. Spesso queste tre sovrintendenze non si mettono neanche d'accordo tra di loro su chi ha la competenza su diverse cose, e poi rallentano i lavori perché le sovrintendenze hanno una visione più conservativa, rispettabilissima, ma che non sempre coincide con il progresso che possono portare le grandi infrastrutture. Ma altrove dove avete scavato, giusto per un termine di paragone, in altre capitali e città europee? Noi abbiamo fatto le metropolitane, oltre la A e la B di Roma, come dicevamo prima, abbiamo fatto la metropolitana di Washington e di Miami. E poi speriamo di fare la metro D di Roma. Il sindaco di Roma ha ripreso questo progetto, perché la gara fu vinta 10 anni fa da Condotte SPA e Impresa Pizzarotti, e divennero i promotori del progetto, e il sindaco ha ripreso in mano questo progetto e ha dichiarato di voler fare la posta della prima pietra nel 2026. È un'opera, intendiamoci, strategica per la capitale, perché collegherà il nord e il sud di Roma, cioè dalla periferia nord, Oietti, fino all'Eur Agricoltura. Quindi quanti passando chilometri? Per il centro. Quanti chilometri? Allora, saranno 16 chilometri di metropolitana, e consideri che è un'opera che sarà di 15 miliardi in 15 anni per essere costruita, quindi sarà necessario un intervento governativo, perché il Comune di Roma da solo con le sue risorse non ce la può fare. Bene. Grazie, in bocca al lupo, e ovviamente aspettiamo la consegna nel 2041. Del 26 la posa della prima pietra. Quindi nel 2041 avremo la nuova linea. Speriamo. Nord-Sud di Roma. Non è un caso che dico l'avremo, perché molti dei progetti sono i progetti di ANAS, verranno consegnati nei tempi tecnici. Questo me lo conferma tutto ciò che riguarda il Giubileo. Sì, i cronoprogrammi sono allineati con quelli che erano le previsioni, quindi insomma siamo... E un'altra cosa, per ricollegarmi a quanto dicevamo poco fa, voi siete tornati a scavare a Roma non per la metropolitana ma per il tunnel sotto Castel Sant'Angelo, e come è andata? Cosa avete trovato e come è andata poi con le tre soprintendenze? Allora, la zona dei lavori dello scavo del prolungamento del sottovia di Piazza Pia fortunatamente era già ampiamente indagata, e visto che insistevano due grossi collettori fognari proprio dove noi dovevamo realizzare il prolungamento del sottovia. Quindi sostanzialmente c'era una piccola parte che non era stata oggetto di lavori di realizzazione di questi due collettori di epoca moderna, e proprio in quel tratto non indagato abbiamo ci sono stati degli importanti rinvenimenti archeologici. Abbiamo trovato una fullonica, una fullonica che è un'antica lavanderia, diciamo.
Però devo essere onesto, c'è stata una sinergia e una connessione totale con la soprintendenza, perché non poteva essere diversamente. Ovviamente sotto la guida e sotto le direttive impartite in tempo reale, man mano che i reperti venivano rinvenuti, abbiamo ovviamente incrementando le maestranze, i turni di lavoro, lavorando H24, non ci siamo mai fermati, ma siamo riusciti brillantemente a superare questo ritrovamento importantissimo, conservandolo in maniera eccezionale per come ci è stato disposto, richiesto, indicato dalla soprintendenza. Quindi i reperti, se capisco bene, dove non sono asportabili vengono lasciati in visitabili da dove sono, e in altre invece quali asportabili vengono poi portati e conservati nei musei o in altre? Sì, nel nostro caso non potevano rimanere dove erano, perché era, diciamo, proprio l'impronta della rampa del sottopasso, quindi per ragioni ovvie dovevamo spostarli. Ma dicevamo prima, e non mi è sfuggito, sarà confermato adesso, non c'è stata l'interruzione neanche di un giorno determinata da questi dei lavori, determinata da questi reperti che era lecito aspettarsi. I lavori non si sono mai fermati, anzi abbiamo necessariamente dovuto imprimere un'accelerazione, proprio perché è vero che non si sono fermati, però hanno subito degli slittamenti che in qualche modo dovevano essere recuperati, e visto che il cantiere è proprio dove verrà aperta la Porta Santa, non c'era concesso una dilazione dei tempi, e quindi abbiamo fatto di tutto e siamo riusciti a colmare, a recuperare questo gap che questi ritrovamenti in qualche modo avevano prodotto. Quindi oggi stiamo ribaltando tutti i luoghi comuni su Roma e sul svolgimento dei lavori, sulla dilazione nelle consegne dell'opera e sull'organizzazione, quindi lo dico da milanese, e poi ovviamente ci prendiamo le responsabilità di quello che diciamo. Grazie, volevo tornare ancora abusare della pazienza del prefetto Giannini per riportarlo su notizie di attualità che abbiamo affrontato più volte anche in questi giorni qui al Salone della Giustizia. A proposito di violazione di dati, di circolazione di dati, più volte è stato posto l'accento, l'abbiamo fatto anche oggi, che non so se dire per fortuna o meno, ma non si è trattato di hackeraggio o di un assalto alle nostre strutture di difesa informatica nei casi che sono finiti sui giornali negli ultimi mesi, che sono di una gravità inaudita, ma perlomeno abbiamo la consolazione che non è stata intaccata la struttura, quindi abbiamo una buona safety dell'impostazione, il design delle nostre strutture. Però abbiamo scoperto che esiste un problema di vulnerabilità dovuto ad alcuni operatori infedeli. Adesso io sono qua per fare domande, non dico scomode, ma perlomeno problematiche, e le dico: il problema si pone in tutti i dispositivi di sicurezza, no? Tanto più in uno dispositivo molto complesso che coinvolge molte persone come quello del Giubileo, ma si potrebbe ripetere per ogni tipo di attività di sicurezza. Questa è semplicemente più grande e più diffusa e coinvolge un numero maggiore di persone. Il rischio di servitori infedeli c'è ovunque, c'è sempre. Anche lì il problema è come costruire una struttura di controllo. Detto, e qui concludo, che noi abbiamo tre forze di polizia nel nostro paese, un unicum oltre l'esercito, un unicum nei sistemi occidentali quantomeno, che ci dà anche una garanzia di controlli, diciamo così, profondi e incrociati. Sì, ma io penso che ogni singolo ufficio, ogni singola attività deve necessariamente avere in se stessa, al di là del controllo esterno, perché poi il controllo esterno significa che già si è fallita nella prima attività di verifica, che è quella interna, però ci sono diversi sistemi per poter fare questo. Io qui temo che, al di là del caso dell'operatore infedele, poi ci sono indagini della magistratura, non mi sembra opportuno andare a insistere sul singolo caso, però
ci possono essere dei sistemi perché diciamo negli uffici si conosce quella che è la normale metodologia di lavoro, quello che è il normale carico di lavoro dei singoli, per esempio su specifiche materie come possono essere quelle delle interrogazioni dei dati, e quindi una gestione attenta non deve fare sfuggire ad esempio che magari qualcuno sta facendo qualche cosa che esonda i suoi compiti istituzionali, o fare scattare degli alert che potrebbero scattare anche a livello tecnologico, e quindi fare attività del genere. Poi c'è un altro discorso secondo me da fare, perché in alcuni casi c'è il problema non tanto del servitore dello Stato, ma quanto di una mancanza all'interno delle amministrazioni, delle amministrazioni dello Stato, di soggetti che siano in grado di fare delle prestazioni tecnologiche particolarmente importanti, e quindi ci si rivolge a ditte esterne e anche lì il controllo viene delegato. Ecco, io penso che potrebbe essere opportuno fare una riflessione per far sì che si riesca a fare in casa, in housing, queste attività per quello che riguarda le strutture e gli apparati dello Stato. Il problema è che poi si pone strutture particolarmente delicate come gli aeroporti, no? Noi sappiamo che oltre al controllo delle persone c'è il controllo delle merci, dei bagagli, e anche qui c'è ampio ricorso a personale e strutture ovviamente esterne e società. Beh, diciamo, questo è un tema, quello dell'esternalizzazione del servizio, e devo dire che non c'è un approccio uniforme. Ci sono operatori, gestori che preferiscono l'in-house, diciamo, e quindi hanno delle società di servizi interne, altri gestori che come modello organizzativo hanno esternalizzato il servizio. Diciamo che nulla è lasciato al caso nel nostro, diciamo, nel nostro settore, ma credo poi anche nelle altre tipologie di trasporto. Per quanto riguarda il trasporto aereo, abbiamo un'autorità, l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, che ci scannerizza, verifica anche la delega di funzioni a soggetti esterni, come viene fatta, a chi viene fatta. Quel discorso che lei sta dicendo del fornitore infedele è in qualche modo, diciamo, evitabile, o deve essere, diciamo, è monitorato, perché anche le direttive di matrice europea, la direttiva NIS, la NIS 2, impongono al soggetto, l'operatore sensibile e i gestori aeroportuali ovviamente gestiscono un'infrastruttura strategica, anche quando danno il servizio all'esterno, di avere dei prestatori certificati. Diciamo che è tutto un processo articolato, l'aeroporto è come una piccola città, è un'organizzazione complessa in cui ci sono soggetti privati, il gestore aeroportuale che è un concessionario dell'infrastruttura e che in qualche modo coordina l'attività degli operatori privati. Poi ci sono tutte le forze di polizia, c'è ovviamente la polizia di frontiera, la guardia di finanza, i vigili del fuoco, l'USMAF e quindi la polizia, diciamo, il mondo dell'intervento sanitario. Questa macchina complessa, coordinata per la parte pubblica poi dall'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, impone rispetto, e è per questo che dicevo che la sicurezza è un prerequisito, di tutta una serie di dettagliatissimi requisiti che è difficile poi lasciare, voglio dire, fortunatamente poi alla discrezionalità dell'individuo, che magari a quel punto può andare, diciamo, a violare certe normative. Ovviamente tutto può accadere, ma per questo ci sono tanti livelli di controllo. Volevo tornare ad Alessandro Malizia, ANAS, in qualità di ingegnere responsabile di queste strutture, ma anche la viabilità statica, cioè le strade, gli svincoli, eccetera, non sono più quelle strutture, quei manufatti, sono ovviamente dei manufatti piantati lì perché resistano nel tempo e vengono mantenuti, ma sono anche delle strutture tecnologiche, stanno evolvendo anche in quella direzione, cioè c'è una sorveglianza tecnologica anche sui flussi delle strade e per quanto riguarda anche poi la tenuta e lo sviluppo delle infrastrutture di collegamento, o mi sbaglio? No, ovviamente la tecnologia avanza e quindi... Anche in un'ottica sicurezza, sto dicendo queste cose, di pubblica sicurezza. Sì, soprattutto in quell'ottica ci si può rivolgere alla tecnologia che in qualche modo può darci delle indicazioni ben precise sul monitoraggio e sul comportamento delle varie strutture. Proprio per tornare al sottovia di Piazza Pia, è installato un complesso sistema di monitoraggio sul passetto di Borgo e sugli edifici del Piacentini, proprio in ragione dell'importanza architettonica e storica di questi manufatti, e quindi noi riusciamo a monitorare in tempo reale quelle che sono le trasmissioni delle vibrazioni dei lavori a questi edifici. La stessa cosa può essere mutuata su tutte le strutture e infrastrutture in generale.
Bene, credo che siamo veramente arrivati all'ultimo miglio, ci mancherà dopo questo un ultimo interessantissimo faccia a faccia, però volevo un'ultima parola del prefetto di Roma Lamberto Giannini, quindi affrontiamo questa nuova esperienza con fiducia, con entusiasmo e con la ragionevole consapevolezza che sarà un momento di grande visibilità del Paese senza quegli effetti collaterali, ci auguriamo, di cui ho parlato all'inizio evocando i fatti di Amsterdam di ieri sera. Ha già detto tutto. No, solamente una cosa, forse affrontare questo è importante, però serve anche, secondo me, per affrontare con fiducia anche una consapevolezza, che a me è capitato di girare, ma insomma, il livello, gli standard di sicurezza ma anche di bellezza dei nostri aeroporti, le opere che si stanno facendo sono veramente qualcosa di importante. Noi adesso vediamo il traffico, ma quello che si sta facendo, quel sottopassaggio che si sta facendo, quei lavori che ci sono adesso a Piazza Venezia, sono qualcosa veramente importantissimo da un punto di vista tecnologico, e quindi avere anche questa consapevolezza nei nostri mezzi, a mio avviso, ci deve aiutare a guardare con fiducia questo avvenimento e come lo gestiremo. Elisabetta Maggini, forte dell'esperienza internazionale, guardate con fiducia anche alla nuova impresa della metro D, quella che comincerà nel 2026? Sì, guardiamo con grande fiducia, anche perché sarà un'opera strategica per la capitale, che permetterà di alleggerire tantissimo il traffico dalla periferia al centro e soprattutto in un settore che è quello del traffico e della viabilità, che è in grande affanno a Roma, soprattutto alle porte del Giubileo. Quindi ci auguriamo davvero di poterla fare e realizzare. L'abbiamo sperimentato anche oggi quanto è problematico il traffico su una città, per noi milanesi che viviamo una realtà abbastanza efficiente ma anche molto più piccola, no? Questo sviluppo rettilineo oltre che concentrico di Roma è obiettivamente un problema, poi quando si assomma lo sciopero del trasporto locale ferroviario, ferrotranviario eccetera, insomma un delirio. Speriamo per il 2025 di tenere sotto il tappeto questi problemi e mostrare al mondo le cose veramente belle che questo paese ha, che ha, a prescindere poi dall'inevitabile sciovinismo che ci sono in questi momenti e in queste cose. Bene, io ringrazio ancora il prefetto Lamberto Giannini, Alessandro Malizia, Valentina Lenere e Elisabetta Maggini. Penso che abbiamo fatto... Grazie. 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 Un bel excursus, e quindi vi prego di rimanere per l'ultimo appuntamento di questo, posso dirlo, straordinaria 15ª edizione del Salone della Giustizia, e con la consapevolezza che l'anno prossimo ci troveremo ancora ad affrontare altri temi entusiasmanti e soprattutto fare un bilancio già a metà dell'opera o a tre quarti dell'opera sul Giubileo 2025. Grazie a tutti e quindi arrivederci. Grazie. Grazie a voi. Grazie.